Ok, ascolta bene. Sei indovinelli che devi risolvere per poter sopravvivere. Sfortunatamente, solo pochi di noi sanno esattamente cosa fare in situazioni di vita o di morte. E questo è un peccato, perché se sapessi cosa fare in caso il tuo paracadute non si aprisse o se un grosso cane feroce stesse per attaccarti, potresti davvero salvarti la vita. Ecco perché abbiamo deciso di mettere alla prova il tuo istinto e le tue capacità di sopravvivenza, creando questo breve test per vedere se riuscirai a salvarti la vita in alcune situazioni pericolose. Ovviamente facendo le corna, speriamo che non ti capiti mai nella vita reale. Domanda numero 1. C'è un orso bruno enorme a qualche metro da te. Che fai? 1. Che domande? Scapperei via chiedendo aiuto, ovviamente. 2. Cercherei di farmelo amico. Forse facendogli vedere che non sono pericoloso, lo convincerò a non uccidermi. 3. Mi fingerei morto, sperando che non si accorga di me. 4. Gli sparerei, e non scherzo. Hai 15 secondi per pensare alla risposta. Via! Hai già indovinato? Bene! Tempo scaduto. Vediamo un po'. Ecco la risposta. Sicuramente non saresti in grado di correre abbastanza veloce, anche se sei una scheggia. Un orso bruno raggiunge una velocità di 34 km all'ora in corsa. Ti basti pensare che l'unico che potrebbe scegliere questa risposta è Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, che ha un record di 37 km all'ora. Anche sparare non è un'opzione valida. Al massimo potrebbe essere l'ultima spiaggia e faresti meglio ad avere una pistola potente ed un buon obiettivo, altrimenti faresti inferocire ancora di più l'orso. E, scusami tanto, uomo che sussurrava agli orsi, ma parlare con lui per renderlo più docile non sarà di nessun aiuto. Davvero ti serve che te lo spieghi? È un animale selvatico. Si sentirà minacciato a prescindere da quello che fai. Non capisce il linguaggio umano. Ok, penso di aver argomentato abbastanza. Quindi, se hai deciso di fingerti morto, congratulazioni. Molto probabilmente ti salveresti la vita. Ricordati solo di rannicchiarti e di metterti le mani dietro la testa, così che l'orso non ti percepisca come una minaccia. A proposito, se piuttosto avessi cosparso di miele la persona vicino a te e fossi corso via a gambe levate, beh, ammiriamo la tua creatività, ma non saresti un grande amico. Domanda numero 2. Sei fuori casa durante un tornado e non c'è nessun rifugio nei paraggi. Che cosa fai? 1. Salterei in macchina ed andrei il più lontano possibile. 2. Mi metterei al riparo in un fosso vicino. 3. Mi arrampicherei su un albero attaccandomi saldamente con le braccia su un ramo. 4. Un tornado. Resterei di sasso per il terrore, in piedi, con la bocca socchiusa. I tuoi 15 secondi iniziano ora. Pensaci bene bene. Mi raccomando, ecco la risposta. La cosa giusta da fare in questa situazione, in realtà, sarebbe trovare un tratto di aperta campagna, nasconderti nel fossato più vicino, se riesci a trovarne uno, e coprirti la testa con i vestiti. Quel vorticoso turbine di morte ti sradicherebbe da un albero senza il benché minimo sforzo. Credimi, non sei abbastanza forte da riuscire a tenerti su quel ramo. E anche entrare in macchina non funzionerebbe. Il tornado lancia detriti ovunque, quindi è poco probabile che la tua fuga vada liscia. Allora tu che cosa avevi scelto? Diccelo nei commenti qui sotto. Bene, passiamo alla domanda successiva. Domanda numero 3. Ricordi quel grosso cane feroce che ho menzionato prima? Bene, ora è proprio di fronte a te, che ti fissa negli occhi. Cosa fai? 1. Cercherei di spaventarlo facendo rumori forti e agitando un braccio. Voglio farmi vedere più grande e spaventoso, capito? 2. Resterei immobile con le braccia bloccate ai lati, probabilmente per paura. 3. Scappo al volo. Ciao!
potrei non riuscire a correre più veloce dell'orso di prima, ma questo Scooby-Doo non è niente in confronto. 4. Urlerei chiedendo aiuto con tutto il fiato che ho. Hai di nuovo 15 secondi. Qual è secondo te la cosa giusta da fare? Pensaci un po'. Ok, ora scopriamo qual è la risposta. Eccoti la risposta. So che è più facile a dirsi che a farsi, ma in questo caso è fondamentale rimanere calmi e composti, senza farsela sotto, ovviamente. Se provi a scappare, a urlare o a fare movimenti improvvisi, il cane ti attaccherà all'istante. E sì, anche i cani sono veloci. Quindi, per non lasciarci le penne, stai fermo con le mani ai lati del corpo e non muoverti. Inoltre, anche se vuoi monitorare ogni sua mossa, cerca di evitare il contatto visivo. Solo agendo in questa maniera potrai salvarti. Domanda numero 4. Stai nuotando nel mare e all'improvviso ti rendi conto che c'è uno squalo che si sta avvicinando a te. Qual è il tuo piano? 1. Mi fingo morto. Se funziona con gli orsi, probabilmente funziona anche con gli squali. 2. Punto dritto alla spiaggia, sperando di nuotare più veloce di lui. 3. Lo fisso dritto negli occhi e lo colpisco al naso se necessario. Che dire, sono il re degli idioti. 4. Lo cavalcherei aggrappandomi alla sua pinna. Non può prendermi se gli sto dietro. Questa è davvero una situazione estrema. Vai, hai 15 secondi. Quale scegliere? Ok, tempo scaduto. Vediamo se ci hai preso. Ecco la risposta. Se hai avuto coraggio tanto da dare del filo da torcere a Clint Eastwood, beh, congratulazioni. Fissare lo squalo e dargli un pugno sul naso è la cosa giusta da fare in questa situazione. Quando attaccano, gli squali possono arrivare a nuotare fino a quasi 10 km orari. Quindi la tua speranza di essere più veloce, direi, che è stata delusa. Mi dispiace. E cavalcare uno squalo? Dici sul serio? Fidati di me. Non sei abbastanza veloce per seminarlo e senza dubbio non sei in grado di aggrapparti alla sua pinna. Si tratta di una situazione che richiede rapidità. Dico sul serio. E infine, risparmiati le tue doti recitative per gli orsi. Gli squali non si perdono mai un pasto succulento, anche se questo sembra immobile. Allora, hai scelto la risposta giusta? Se la risposta è no, non preoccuparti, hai altre due domande per rifarti. Domanda numero 5. Cosa faresti se mentre ti stai paracadutando da un aereo ti accorgi che il tuo paracadute non si apre? 1. Immagino che proverei a trovare il posto più morbido in cui atterrare, se capisci cosa intendo. Anche perché, cos'altro potrei fare? 2. Mi rannicchierei per proteggere la testa e il busto. Forse così mi faccio meno male. 3. Userei il paracadute di riserva, ovviamente. 4. Cercherei di aggrapparmi a un altro paracadutista. 15 secondi. 3, 2, 1, via! Come te la caverai stavolta? Accetterai il tuo destino e incontrerai il creatore? Bene, vediamo che cosa dovremmo fare in questa situazione estrema. Beh, io so cosa fare, perché mi è successo già 4 volte. Ecco la risposta. Se hai scelto il numero 3, allora l'hai scampata. Buon per te. Le altre opzioni sono tutte fallimentari. Infatti, cadendo da un'altezza del genere, niente potrà esserti d'aiuto. Né la superficie più morbida, né tantomeno essere tutto rannicchiato come un gamberetto. Neanche aggrapparti a un altro paracadutista ti potrà salvare. Quando avrai realizzato che il tuo paracadute non si è aperto, ti resteranno meno di 30 secondi prima dell'impatto. Il tuo paracadute di emergenza è lì per un motivo, quindi non dimenticarlo. Proprio così, io ho avuto 4 volte questo problema ed usando il paracadute di riserva sono sempre sopravvissuto. Domanda numero 6. Sei bloccato nel deserto. Cosa fai? 1. Mi toglierei i vestiti e cercherei di risparmiare più acqua possibile. 2.
Non smetterei di camminare finché non trovo soccorritori o una città o una qualsiasi altra ancora di salvezza. 3. Costruirei una specie di casa a fossa ed aspetterei che qualcuno mi venga a salvare. Scavare una specie di pit house e aspettare aiuto. 4. Camminerei solo di notte, mentre di giorno dormirei in una specie di nascondiglio. Quel sole è troppo caldo per me. Pensaci, 15 secondi passano in fretta. Bene, hai deciso. 3, 2, 1. Tempo scaduto. Ecco la risposta. L'opzione corretta è la quarta, quindi se l'hai scelta ti sei salvato la pelle, a differenza di tutti gli altri che hanno fatto la scelta sbagliata. Vedi, la temperatura notturna nel deserto è di gran lunga inferiore a quella diurna, quindi tentare di uscirne durante la notte è l'unico modo per sopravvivere qualche giorno in questo ambiente così ostile. Non importa quanta acqua tu riesca a risparmiare, resteresti comunque a secco perché con quel caldo micidiale avresti costantemente sete. Camminare senza fermarti, invece, ti farà stancare più in fretta di quanto pensi e sicuramente sarà inutile se non hai idea di dove stai andando. Anche aspettare i soccorsi senza far niente è del tutto inutile. Nessuno verrà a salvarti dal caldo. Allora, sei sopravvissuto o no? Non saltare, passami il gioco di parole. Ancora alle conclusioni. A proposito, non dimenticare di mettere alla prova le tue capacità di logica con questo nostro test. Scopri quanto Sherlock c'è in te, provando a risolvere i crimini più difficili. Bene, dicevamo? Ah, sì! Sto per metterti ancora alla prova con una domanda bonus difficilissima, a cui solo i veri geni riescono a rispondere. E tu? Sopravviverai? Sei pronto? Bene, iniziamo! Domanda bonus. Una tribù selvaggia sta per ucciderti. Il capo ti consente di pronunciare le tue ultime parole. Se dici la verità, ti bruceranno sul rogo. Se menti, ti spareranno. Come puoi fregare la tribù e riuscire a sopravvivere? Hai 30 secondi per rispondere. Il conto alla rovescia inizia ora. Amico, questa è davvero pazzesca. Sembra che tu sia davvero sfortunato. Allora, hai una risposta o sei completamente perso? Sinceramente, io faccio parte del secondo gruppo. Ed eccoti la risposta. Dovresti dire che ti spareranno. Ciò confonderebbe la tribù perché non è vera. Se lo fosse, dovrebbero bruciarti vivo, non spararti. Né falsa. L'hai capita? Beh, non so tu, ma io temo di non essere abbastanza brillante da risolvere questo tipo di enigmi. E tra l'altro dovrei anche chiedere a qualcun altro di prepararmi il paracadute la prossima volta. Quindi, quante risposte hai azzeccato? Diccelo nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace e di mettere alla prova tutti i tuoi amici e familiari condividendo questo video. Ci sono video ancora più divertenti di questo sul nostro canale. Quindi, ti aspetti, unisciti a noi su Il Lato Positivo.